associazioni e cittadini tutti. Grazie di essere intervenuti a questa manifestazione del 78esimo anniversario della Liberazione. Il 25 aprile, e non vi è alcun dubbio, è il giorno in cui la guerra in Italia è finita con la sconfitta dei nazifascisti e la vittoria degli afroamericani supportati dalla lotta partigiana, guidata da un comitato di liberazione composto da tutte le forze antifasciste. La storia è questa e non cambia. La storia d'Italia in quella data ha posto la prima pietra della Costituzione repubblicana, che non può altro che definirsi antifascista, sia negli ideali ispiratori, sia nella successione di articoli, con particolare riferimento ai principi fondanti, che riassumono lo spirito di liberazione promosso dalla Resistenza. Da quel giorno, da quella data, da quella precisa data, da quel 25 aprile, il popolo italiano ha conquistato la democrazia, nello stesso giorno in cui conquistava la pace. Si fatica a comprendere che cosa ci sia di divisivo in tutto questo. Si fatica a comprendere cosa ci possa essere di divisivo in una data del calendario che ha dato la nostra patria pace, speranza, fiducia ed ha posto le basi di uno sviluppo economico che ci ha portato al benessere attuale. Non mi è consentito, giustamente, in questo contesto, a pochi giorni dalle elezioni amministrative e alla conclusione della mia esperienza da sindaco, alcun riferimento alla realtà lureghese. Però, in termini assolutamente generali, vorrei sottolineare l'importanza e la centralità che deve tornare ad avere la politica nelle piccole realtà dei nostri comuni, così come a più larga scala nella nostra nazione. Abbiamo assistito e assistiamo a un lento e progressivo distacco tra la cittadinanza e la politica, che porta addirittura in alcuni comuni a non avere nessuno disponibile a candidarsi. Non è fortunatamente il nostro caso. Serve allora una politica che aiuti tutti a interrogarsi sulla visione del mondo, sulle nostre paure, sui nostri desideri. Serve una politica che ci aiuti e coinvolga tutti nel prendere consapevolezza di noi stessi e di ciò che ci circonda, consentendoci di non lasciarci agire passivamente dal mondo. L'esercizio della politica è il tentativo di conquistarci una posizione attiva e consapevole all'interno della realtà che siamo chiamati a vivere. L'esercizio della politica significa non arrendersi e subire passivamente ciò che accade. Significa non lasciarci schiacciare dall'immediatezza dei problemi quotidiani. Significa non lasciarci passivamente trasportare dalla corrente del presente. L'esercizio della politica ci costringe ad alzare la testa dal proprio interesse immediato, a sdebbiare la mente dalla chiacchiera mediatica, a liberare l'anima dalla banalità e a ritrovare la coscienza, il pensiero serio e fondato, la morale coerente. Solo esercitando la politica renderemo davvero omaggio a quella data sul calendario che oggi siamo qui a commemorare. Auguri quindi a tutti i candidati alle prossime elezioni amministrative, affinché sappiano tessere un forte legame con la cittadinanza, supportati dalle fondamenta della nostra Costituzione. Auguri a tutti. Questa data e questa festa sono di tutti noi. Viva la Resistenza, viva il 25 aprile, viva l'Italia.